Ciao metazoi muniti di vertebre, ben ritrovati su Zio Darwin. Il video di oggi è un po' diverso dal solito, un po' più leggero diciamo, ma spero che vi piaccia lo stesso, nel caso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordate quando nel video che cos'è una specie, che vi lascio sia qua sopra che in descrizione, nel caso vogliate recuperarlo, si parlava dei nomi delle specie? Abbiamo visto in cosa consiste la nomenclatura binomia, ma non abbiamo approfondito altre eventuali regole per dare il nome ad una specie, ed è proprio di questo che parleremo oggi. Vi sto già immaginandoli, tutti belli concentrati, a pensare quali complicate regole noi biologi, seri scienziati con alle spalle anni di alta istruzione, ci siamo dati. In pratica sono solo due. La prima è che il nome deve essere scritto in latino. La seconda è che vige il cosiddetto diritto di prelazione, anche conosciuto come chi prima arriva meglio alloggia, ovvero il diritto di dare il nome alla specie spetta al suo scopritore. Ah, solo queste quindi? Sì signore, solo queste due. Ricorda ancora l'innocenza con cui la prima volta che mi venne detta questa cosa pensai: ma certo, in una comunità seria come quella scientifica non ci vorranno chissà quali regole per mantenere la cosa professionale e ordinata. Gentili spettatori, è con piacere che vi presento il primo episodio di Nomen Omen, la rubrica sui nomi di specie bizzarri. Per questa prima puntata ho scelto di parlarvi di un intero genere formato da 6 specie in tutto. Tutte le specie del genere sono state scoperte dagli stessi scienziati, che al rigore e alla serietà hanno giustamente scelto l'epicità. Sto parlando di Shireplitis, un genere di vespe neozelandesi scoperto in tempi abbastanza recenti. La notizia è stata ufficializzata con un articolo scientifico nel 2013. Forse alcuni di voi avranno notato che ho pronunciato il nome del genere con un misto di inglese e latino. Questo perché l'epicità comincia già dal nome del genere. Shire si riferisce infatti alla parola inglese con cui Tolkien, autore del Signore degli Anelli, chiamava nell'opera originale la contea, mentre il suffisso plitis è abbastanza comune nei generi della subfamiglia di appartenenza. Non ci credete? Beh, allora non mi resta che passare a rivelarvi i nomi delle 6 specie. Shireplitis bilboi, da Bilbo Baggins. Shireplitis frodoi, da Frodo Baggins. Shireplitis meriadoci, da Meriadoc Brandybuck. Shireplitis peregrini, da Peregrinotuk. Shireplitis senwisei, da Senwise Genji. E infine Shireplitis tolkieni, in onore del padre della Terra di Mezzo. Ovviamente è chiaro dalle immagini che i nomi non sono stati dati per una qualche somiglianza con chi li ha ispirati, vi assicuro non solo per quanto riguarda i personaggi cinematografici, ma anche per quelli del libro. Una spiegazione che mi può venire in mente è che la maggior parte della saga cinematografica è stata girata in Nuova Zelanda, ma i collegamenti si fermano qui. Signore e signori, in questo caso la domanda giusta che dovreste porvi non è perché, ma tra l'essere solo uno scienziato e l'essere uno scienziato e un eroe, cosa scegliereste? Ehi, sono una biologa e mi piacerebbe condividere la mia passione per la biologia con gli altri. Se questo video ti è piaciuto e senti che non è questo il giorno di ignorarlo, lascia un mi piace, condividilo e commenta qua sotto. Se hai qualche domanda o qualche argomento di cui vorresti che io parlassi, fammelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!